Qui stiamo prendendo il controllo di un drone per andare a cercare i terroristi dentro un Ecco palazzo la e sala vedere la conferenze. situazione. Queste sono due missioni che ho trovato un pochino più difficili rispetto a quelle prime dei precedenti episodi e Ecco il sono primo morto un paio di incontro. volte in diversi È lui. punti, Avvio sensi soprattutto nella lanciato. seconda missione, verso la fine, quando c'è una scena Siamo fuori. scrittata in cui mi sono... ci Siamo sono dei pronti. quick time event che ho sbagliato Per ogni tanto. muovere. Comunque, Colpo sempre di come vi dicevo prima, nulla di particolarmente difficile, dobbiamo solo stare Rispondi attenti e stare quando. calmi. Mi è successo pure che in pratica ho Il finito le nostro munizioni simbolo e non riuscivo ucciderò. più ad andare avanti. Ucciderò ogni Quindi anche qua semplice dovete stare attenti quando pensiero. finite le munizioni, cercate di uccidere un nemico qualunque Tu stai sbagliando. e prendere la sua arma, così potete andare avanti. Qui viene inserita un'altra abilità, che tra poco vedete, Fate quella vedere di di cosa è potersi capace arrampicare Atlas. sui muri. SKVA terrorizza la regione da troppo tempo. È ora di mandare un messaggio. Basterà una stretta di mano del Premier per far cambiare faccia a questo paese. Non voglio mettervi sotto pressione, ma salvatelo. Pressione? Quando mai? Buona fortuna. Comunque ripeto, nulla di particolarmente impegnativo queste due missioni. Quello che ovviamente vi consiglio è come sempre di stare tranquilli, di avanzare piano piano e di non Chiusa. sprecare troppe munizioni Invece. contro i nemici. Ovviamente sempre I miei molto sono in spettacolare il posizione. gioco. Nessuno spara se non lo dico io. Qua Ricevuto. anche questo è un ledger, non Andiamo. è difficilissimo, ma state attenti che ci sono davvero tanti nemici che quando scenderete in piazza. Quindi cercate di usare le granate che servono per individuare la posizione. In caso della Play 4 premendo L1 si lanciano questo tipo di granate. Poi quando scendete in quella piazza là sotto, sempre i cartelloni pubblicitari che mi fanno morire, che sono davvero belli. Poi per prima cosa andiamo a cercare gli ostaggi, arrampicandoci alla Spider-Man ovviamente. Guanti magnetici, supera il muro. Poi magari nei commenti mi potete scrivere se il gioco, chi lo sta giocando magari, se vi sta piacendo o meno, magari pure se state già facendo il multiplayer, che io ho preso in questi giorni mentre giro i video, gioco un pochino pure a multiplayer per riuscire a sbloccare qualche arma in più per fare qualche video più avanti, mi sappiate dire com'è, se vi sta piacendo o non vi sta piacendo, se la campagna l'avete già finita, a che difficoltà l'avete finita e quant'altro. Stanza ostaggi, 100 metri, di qua. Prophet, perimetro superato. Ci dirigiamo all'obiettivo. Ricevuto 2-1. Via. Libero. Diamo A me sinceramente non un'occhiata sta ai nemici. dispiacendo Poi. la campagna, certo non è una grandissima campagna profonda eccetera, ma comunque al momento riesce a intrattenere bene lo spettatore. In questo Può caso il essere. giocatore. Pulso armonico. Ora qui dobbiamo Devo penetrare marcare attraverso i ogni nemici muro. dietro il muro e ucciderli da qua. Questa Incomincia. è una cosa abbastanza Vince, figa. guarda bene. Cercare Fermiamo di, poi non di SKVA essere nell'assalto. abbastanza veloce e di non Marcali. marcare Faremo fuori gli tempo. ostaggi perché sennò Niente fallisce la errori. missione. Non è armato. Sicuro che sia ostile. Infatti, la prima volta che l'ho fatto sono stati Incomincia. uccisi. Sono in tutto quattro le guardie, le vedete perché si muovono e sono lì in piedi. Invece Bersaglio confermato. tutti gli ostaggi sono seduti. Mitchell, marca i bersagli. Ok. Nemici agganciati. Giustizieranno un ostaggio. Quando vuoi. Fuoco. Tutti eliminati. Squadra Atlas, Ok, fermi una volta tutti. uccisi voi potete fare tranquillamente irruzione nella Adesso se stanza. l'è svignata. Non importa. Mitchell, il Premier!
Hanno preso tutti gli ostaggi e tecnici del nostro sito. Queste due missioni veramente sono state abbastanza spettacolari. Quindi mi sono piaciute e mi sono anche divertito a giocarle. Li abbiamo appena visti in un fugone. Colore. 2-1, abbiamo il feed di un veicolo bianco su Independence Road, in movimento a sud-ovest rispetto a voi. Roger. Ecco, questo è il punto in cui parlavo prima, attenzione che siete in campo aperto praticamente, e ci sono i lanciamissili che vi arrivano, vi sparano contro, quindi uccidete subito prima quelli che sono risalti in alto sul terzoni, così potete stare più tranquilli, e poi piano piano uccidete tutti. Se non riuscite a individuare bene i nemici in questa folla, come ho detto poc'anzi, utilizzate le granate che vi fanno vedere dove stanno i nemici. Qua c'era un altro con l'RPG, quindi eliminatelo. Usate anche le granate intelligenti quando ne avete bisogno. Giacchini al balcone! Attiva l'overdrive! State attenti, dopo questa prima ondata ne arriverà un'altra. Voi cercate di andare verso l'obiettivo appunto di strada, così tutti i nemici muoiono tramite un'esplosione. Ne arrivano altri da cavalcavia! Ora comunque lo vedete come ho fatto io. Sono un bel po', come vedete, i nemici appena si radunano magari vicino e cominciate a sparare. A lanciare qualche granata, perché vi arrivano sia da destra che da sinistra. Ecco, ma arrivano pure da sinistra, quindi state attenti. In questo pezzo non fatevi fottere. Ok, dopo che avete causato l'esplosione potete andare avanti in tranquillità. Almeno per questo pezzo, perché adesso c'era un altro in cui mi sono impantanato un pochino perché mi erano finite le munizioni. Molto intelligentemente non sono andato a prendere da quei nemici morti perché non me ne ero accorto, che ne avevo poche. Quindi ho rifatto questo pezzo 2-3 volte. Quindi qua cercate, magari se avete soltanto il fucile a pompa, di ucciderne uno il più vicino possibile e poi rubare un'arma. Invece di essere pieni di munizioni, tranquilli. Attenzione che qua vi lanciano queste granate che emanano questo tipo di calore che vi darà molto fastidio. Eliminate quelli sui tetti che sono i più rognosi e poi passate a quelli di sotto. Cazzo, non ce l'ho a tiro!
Eliminiamoli! Contatto! Ora lancio una granata! Ok, superata quella zona, ce n'è un'altra che io ho qua. Pensavo di dover correre perché mi inseguiva il camion e di andare direttamente all'obiettivo, invece non si deve fare così. Dovevamo prima sgombellare l'aria, ovviamente. Non fate questo mio stesso errore. Qua, perché praticamente non dovete fare niente, fanno tutti i vostri amici fortunatamente in questa sezione. Ringrazio del cielo. Un pochino mi sdimisco nel lavoro. Questa è l'arma che preferisco, così vi segno i nemici. Qua praticamente dobbiamo raggiungere un obiettivo, una torretta. Cercate di mantenervi tutto sulla sinistra, eliminate i nemici che vi arrivano, non fregatevene degli altri, e arrivate all'obiettivo giallo, passando da dietro. Non mettetevi a uccidere tutti i nemici, perché sennò non finisce più la missione. Spostati dietro al bastardo! Spostati dietro al bastardo! Spostati dietro al bastardo! Sarei solo attenti a eliminarli tutti, ok? Come sapete, con due colpi morite, quindi due o tre colpi morite. Perché una volta ucciso quello, per magia tutti gli altri spariscono, come vi ho detto, arrivato al punto di script. Manca poco, di qua! Quindi continuate in tranquillità la vostra campagna. Questo è un pochino il trucco di tutte le campagne di COD, tutte le missioni di COD, arrivare sempre a questo punto. Ora qua c'è un punto un pochino stronzo, che all'inizio mi dicevano sempre attraversa la strada, e attraversavo e sono morito come uno stronzo. Perché pure dall'altra parte vi sparano, quindi prima ripulite magari l'altra parte, lasciate stare quello che vi dicono i vostri compagni. E poi dovete giocare un pochino come se fosse in Frog, non so chi di voi se lo ricorda. Praticamente dovete attraversare la strada senza essere investiti, facendo un tassello alla volta, non correndo come dei pazzi come ho fatto io la prima volta. Quindi prima ripulite e poi un tassello alla volta passate, stando attenti alle macchine. Attraversa la strada! Attenzione! Nemici a sinistra! Sì, perché le macchine in questa città non si fermano per vedere uno in mezzo alla strada armato, non niente. Vanno dritti. Anche qui ovviamente ripulite e ripeto la stessa cosa di prima. Che poi parte una scena un pochino stronza, che a seconda delle vostre abilità con il quick time event e la mira potrebbe essere facile un pochino più difficile. A me, io l'ho ripetuto un po' di volte. Tra poco la vedrete di che cosa sto parlando. Attraversa la strada! Niente, non si ferma nessuno comunque, perché
mancato davvero un pelo. Ma qua c'ho dei cani, non so dove spuntano ogni volta sti cani. Taglio in avvicinamento. Ricevuto, prof. Mitchell, vieni. Mitchell, hai una missione. Mitchell, di qua. Dovreste vedere il furgone. Ok, ma c'è una scena in pratica, c'è stato pure in altri giochi comunque. Dobbiamo inseguire il furgone e difenderci dai tanti furgoni che ci seguono. Il problema è questo, che c'è, avete poco spazio di errore perché vi sparo quando tre colpi siete morti, quindi togli di mezzo i SUV. Cercate di pronto a saltare. Alzare la vostra potenza di fuoco e concentrarvi un attimo. Soprattutto verso la fine, che c'è un kick time event, se lo sbagliate ve lo ricordo. Non vi vediamo più. Gran palla. Inseguiamo a sud lungo l'autostrada. Recupera un trasporto. Ricevuto. Qui dovete essere pure veloci perché ne arrivano veloci le macchine. Una volta fatto questo, c'è questo kick time event in cui dovete uccidere questi due qua sopra. Io ovviamente la prima volta l'ho sbagliato. Comunque nulla di particolarmente, cioè, siete abbastanza bravi nel quick time. Cioè, anche se lo sbagliate comunque poi sono sempre gli stessi, quindi nulla di che. Poi ci sono quelli degli elicotteri da far fuori, veramente facilissimi stavolta con gli elicotteri. Salta! Salta! Furgone ore 12! E poi ci sarà l'ultimo pezzo in cui dovremo salvare il nostro ostaggio. Sperretevi! Uccidiamo questi due in macchina. E furgoncino meglio. Comunque molto spettacolare, devo dire, mi è piaciuta questa missione. E la prossima mi è piaciuta ancora di più, sinceramente. La prossima è piaciuta. Comunque non male, dai. Che come al solito abbiamo tagliato i filmati di intermezzo, che tra poco vedrete, per non rovinarvi troppo la sorpresa. Liberiamo l'ostaggio annegato perché dobbiamo andare velocemente, quindi andate velocemente, liberate l'ostaggio e la missione è conclusa e si passa a quella successiva. Possiamo procedere quindi alla seconda nostra missione, in cui ho aumentato la corazza al massimo, la vita al massimo. E pure la batteria per poter utilizzare l'overdrive un pochino di più tempo. Questa missione pure è abbastanza spettacolare. È un po' difficilotta all'inizio, finché non capite qua il problema. Dovete uccidere subito quelli che vi sparano con i razzi, se non morite in 2 secondi. Bersaglio eliminato. Zona libera. Siamo in posizione, bravo. Una volta fatto scendete col cavo nella zona. E qua è non è difficilissimo, ma più che altro dovete prestare un pochino di attenzione. Come avete visto, in 35 minuti di video in totale che sarà, abbiamo fatto 2 missioni, quindi sono abbastanza corte, ma secondo me concentrate. La campagna in COD alla fine non dovrebbe essere più lunga, secondo me, di queste 5 ore totali, perché verrebbe a noia. Qui spostatevi e cercate di raggiungere sempre i punti indicati, poi non andare in mezzo al campo, cercate sempre di andare sulla destra o sulla sinistra, perché sennò e fare una brutta fine. Guardate un pochino come ho fatto io, magari vi può aiutare. Mi ripeto ancora una volta, questa è la campagna finora, fino alla 6ª missione, ci
sono soltanto pochi punti in cui è veramente difficile, per il resto basta che state un attimo attenti e cercate di individuare dove potete passare in tranquillità e non avrete nessun problema. Certo, alcune volte morirete perché Mitchell, è normale. Dietro agli MCD e rispondi però, al fuoco! I checkpoint sono molto abbondanti, quindi non, sicuramente ci riuscirete. Ci sono riuscito io, quindi ci può riuscire buona parte dei videogiocatori. Qua c'è lo scudo per andare avanti, l'ho usato però non, cioè, è utile fino a un certo punto per avanzare un pochettino, ma nulla di. Caso mai arrivate fino a qua, fino a questo punto dove sono arrivato io, e poi mollatelo e andate avanti. Liberate questa zona, così potete passare al prossimo checkpoint e avviare la sequenza. Sì, questa missione è leggermente più difficile di quelle precedenti che abbiamo affrontato, ma con un po' di pazienza riusciamo a fare tutto. A un certo punto qui ho visto che i nemici praticamente erano infiniti, quindi tra poco dovrei aver corso in avanti. Perché mi sembrava troppo strano che non si sbloccava nulla. La torretta funziona ancora! Qualcuno! Infatti appena subito. Sono uscito da qua mi ha detto di fare una cosa, di andare a un altro obiettivo, quindi. Potete pure anticipare i tempi e uscire prima. Correte verso la torretta, verso il drone, praticamente un drone. E fate piazza pulita di tutto e divertitevi, ragazzuoli. Potete anche sparare i missili, vi divertite un casino adesso. Hanno beccato il nostro specialista dei droni! È a terra! È a terra! Di fanteria in arrivo da nord-ovest. Avanzare! Uccidete pure gli elicotteri, tanto sarà una cavolata con la vostra mitica super arma che avete ora. Riempiti di missili tutto quello che volete e preparatevi a un altro scontro. Questo livello mi è piaciuto abbastanza perché è pieno di azione, quindi. Torretta andata! Ok, adesso viene la partita un pochino più stronza in cui spunta un gigantesco mega. Mitchell!
L'unico modo per batterlo è prendere il lanciarazzi, ovviamente, che... Quindi utilizziamo il nostro bel stinger e iniziamo la prima fonte dei danni. Spara di nuovo! È una cassa di munizioni! Passate dalla strada autostrada e riempitevi di munizioni e ripetete l'operazione. Uccidete quel bestione. Fatelo un paio di volte e cadrà a terra e continuate la nostra missione, in cui dovremmo cercare di spegnere il nocciolo del reattore che sta per esplodere. Ricevuto, profe! Andiamo! Corriamo alla struttura di controllo, presto! Ovviamente io cercavo di sfondare la porta e non ci sono riuscito perché... Che il gioco dice, e lui con una piccola spinta di spalla ci riesce, vabbè. Sono le cose belle dei giochi queste. La via più rapida per scendere è la tromba dell'ascensore. Roger, apriamo queste porte. Uno alla volta, forza. Libero. Di qua. Bravo, temperatura reattore in aumento. Brutte notizie, eh? Abbastanza, ma non a pieno regime. Allora possiamo farcela. È stato un vero massacro. Muoversi. Incrocio. Destra. C'è una scorciatoia, ma non vi piacerà. Restiamo uniti. Carter, apri la porta. Ricevuto. Ok, qui questa è un'area più o meno come le altre, abbiamo il landio qua per il lanciagranate, quindi ho fatto piazza pulita abbastanza velocemente. Uccidete tutti i nemici e proseguite nell'area successiva, non c'è nient'altro da aggiungere. È facile, abbastanza facile, come al solito state sempre riparati. Mi è piaciuta abbastanza quest'area, nulla di particolarmente comunque eccitante, ma però si fa in tranquillità. Poi usare il lanciagranate è sempre bello, diciamoci la verità, fare piazza pulita. Insomma, in questo livello è pieno di belle armi, dai, diciamo, non ci possiamo lamentare. Ecco, io qua volevo fare il furbo, uccidere con i lanciarazzi, ma non vi consiglio di usare in uno spazio stretto perché farete una brutta fine. Vabbè, comunque passate avanti e andate in tranquillità. Appena potete uccidete questi droni, che sono stronzi, mi faranno non tantissimo male come quelli rotondi, ma... Mi daranno filo da torcere un pochettino, perché sono veloci. Comunque prima pensate ai nemici, perché sono quelli che danno più fastidio.
Ok, questo è l'ultimo pezzo della di quest'area. Come avete visto, si passa in tranquillità. Questa granata intelligente, mica è stata tanto intelligente comunque, perché è andata a schiantarsi sopra il tetto. Soldati nemici in vista! Contatto, ore una! Contatto, al muletto! Medico! Contatto! In movimento! Non ho visuale sul bersaglio! Prof, siamo al montacarichi. Salite fino al livello principale. E siamo così giunti all'ultima fase. Azione. Serve copertura alla porta. Ricevuto. Qua è abbastanza bello ed è comunque facilissimo, perché ora vi lascio la sorpresa a voi di che cosa userete. Un bel drone, praticamente ci sono circa 30 nemici e voi li uccidete tutti col drone. È veramente fighissimo sto pezzo. Non dovete fare nessuna fatica, in pratica. Li uccidete tutti. Ci siamo quasi! Una volta eliminate tutte le persone potete entrare, minacce rilevate è zero, quindi l'aria è al sicuro, potete stare tranquilli. Ok, mancano circa 4 minuti alla fine della missione. Come al solito l'ultimo pezzo ve lo lascio godere senza che ci sia la mia voce di sopra. Ci vediamo nel prossimo episodio. E spero vi sia piaciuto anche questo video. Come ho detto prima, all'inizio del video mettete i commenti qua sotto, mettete un like e iscrivetevi al canale di Every Eye. Un saluto da Cinque Matrice. Ciao a tutti ragazzuoli e alla prossima. Questo terminale è attivo. Accesso e diagnostica. Vai al terminale. Gideon, nemici in fuga! Ci siamo, avanti! Joker, livelli di radiazioni? A posto, pensa a sparare! Prophet, elicotteri di recupero KVA alle torri nord! Affermativo, bravo. Andiamo a cercare. Raid 2-3, estrazione immediata! Ricevuto, bravo 1. 30 secondi. Bravo, la pressione è alle stelle. Andatevene via subito. L'avete sentito? Corriamo! Porca puttana! Che cazzo è? Esplosioni! Sta saltando in aria! Bravo, V-Raid 2-3. Fornisco supporto contro la fanteria nemica. Grazie per il pensiero, 2-3. Dobbiamo evitare le esplosioni. Aggiriamo la torre sud-est. Ricevuto, 2-3. Avanti! Via, via! In fuga! Area compromessa! Aver finito il supporto aereo! Svelto, Mitchell! Sali su!